Ninna Nanna, dopo aver visto in che cosa consistono questi simboli, questi segni, queste legature di cui abbiamo già parlato in un altro video, andiamo effettivamente a suonare questo brano. Allora, in questo brano abbiamo per la prima volta le mani nella seconda posizione, quella che abbiamo raggiunto con la mano sinistra poco fa, cioè la destra è già al suo posto solito, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Stavolta anche la sinistra deve suonare nella posizione Do, Re, Mi, Fa, Sol. C'è un intreccio un po' fra le due mani, perché le mani suonano per la prima volta insieme, non più una dopo l'altra, come abbiamo fatto finora. Noi vediamo che la mano destra suona mentre la mano sinistra ha un momento di pausa. Ma dato che la nota della mano destra deve contare fino a 3, quindi il suono rimane per tutta la battuta, su questo suono del Mi si sovrappongono i suoni del Do e del Sol. Quindi il Mi rimane premuto mentre la sinistra suona le sue due note. Nella battuta successiva succede la stessa cosa. Si suona questo Sol e in corrispondenza della pausa, la mano sinistra non deve fare niente. Mentre il Sol rimane premuto perché deve contare fino a 3, la mano sinistra suona Mi e Sol. Quindi abbiamo dei suoni che si sovrappongono, soprattutto dei suoni della sinistra che si sovrappongono al suono della destra che è iniziato prima. Nel secondo rigo abbiamo quella di cui abbiamo già parlato, la legatura di valore. Questa nota dura molto, in pratica dal momento in cui io la suono fino alla fine di questo rigo. Quindi io tengo premuto sempre il tasto, questo Fa deve rimanere sempre premuto finché non sono arrivato in fondo, mentre la mano sinistra suona tutte le sue note. Il Fa rimane premuto e la sinistra nello stesso tempo suona Re, Sol, Fa, Sol, Fa. Nell'ultimo rigo succede la stessa cosa. C'è un Do legato al Do successivo, che quindi diventa una sola nota che arriva fino in fondo, qua dove finisce il brano. Mentre la mano destra tiene premuto questo tasto fino alla fine, la sinistra suona le sue note Mi, Sol, Do. Suono una prima volta contando ad alta voce. La seconda volta ripeterò il brano, ma senza contare, cioè silenziosamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Ora lo ripeto, cercherò di dare una piccola espressione a questo brano. Dato che la mano destra suona la melodia più importante, cercherò di farla sentire un po' di più, suonando appena appena con un pochino più di energia le note della destra. La mano sinistra, che fa un accompagnamento, ma che non è la parte principale e più importante, cercherò di suonarla appena un pochino più leggera.